mostra ad Aviano, l'artigianato su due ruote. Terzo pacchetto UE, energia e gas, garantire libertà di scelta tra mercato libero e tutelato. Estetica, finalmente regole certe per le apparecchiature. A Maniago il 30 maggio, un convegno su innovazione e internazionalizzazione. Buongiorno e ben ritrovati con il TGA di Confartigianato Pordenone. L'occasione è stata il Giro d'Italia, la manifestazione ciclistica più importante del paese e tra le prime in Europa. E Confartigianato Pordenone l'ha accolta per organizzare a Palazzo Menegozzi, a Aviano, una mostra su artigianato su due ruote. La rassegna, inaugurata sabato 21 maggio, racconta ai visitatori i mestieri del passato che si svolgevano anche grazie alla due ruote ed espone anche alcuni preziosi cimeli da competizione sempre del passato. Realizzata grazie al sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di Commercio di Pordenone, artigianato su due ruote, visitabile fino al 5 giugno, espone alcune delle biciclette che i nostri artigiani hanno cavalcato in tempi non recenti, portando paese per paese la propria abilità. La bicicletta, inventata nell'Ottocento, fino alla prima metà del secolo successivo, era stata un lusso per pochi. Ma fu lei, molto prima dell'auto, il primo veloce mezzo per le consegne e anche per esercitare il mestiere, ha spiegato Silvano Pascolo, presidente di Confartigianato Pordenone, nel corso della cerimonia inaugurale. Era una vera e propria bottega su due ruote, la bicicletta dell'Arrotino con tutto il necessario per affilare lame e riparare ombrelli. Chi oggi ha passato gli Anta come può non ricordare lo scampanellio o l'inconfondibile suono di trombetta del carrettino del gelataio, unico per forma e contenuti con le sue tre ruote e il frigo artigianale che conservava intatto il delizioso gelato. Usciva così allestito dalle fabbriche uno speciale triciclo a barchetta con telaio in metallo e rivestimento in legno. Anche il maniscalco aveva trovato il modo per portare con sé, legata al portapacchi, la cassetta degli attrezzi, ha spiegato ancora Pascolo. Particolare la sua bici, costruita in modo tale da poter sostenere il peso degli arnesi del mestiere, telaio maschile ma gomme tubolari tipiche delle bici da donne. In questa mostra si ripercorre uno scorcio della storia dell'artigianato, che per alcuni decenni si è mosso proprio in bicicletta. Famiglie e imprese devono poter scegliere tra il mercato libero e il mercato tutelato dell'energia elettrica. E la richiesta avanzata da Confartigianato Pordenone attraverso il suo presidente Silvano Pascolo, secondo il quale nel decreto legislativo di recepimento del terzo pacchetto UE Energia e Gas, che ha concluso l'iter parlamentare, vanno evitati automatismi che costringano le piccole e medie imprese a lasciare le condizioni di mercato regolamentate dall'Autorità per l'Energia, in un contesto ancora poco trasparente. E dopo 21 anni di attesa, il Governo ha dato il via libera alla pubblicazione del decreto interministeriale che regolamenta gli apparecchi elettromeccanici utilizzati nell'attività di estetista. Finalmente gli operatori, gli utenti, ma anche i produttori di macchinari sapranno con esattezza quali apparecchiature sono utilizzabili nei centri estetici e soprattutto si conosceranno attraverso le schede tecniche le caratteristiche tecnico-dinamiche, le modalità di esercizio e le cautele d'uso relative a ciascun apparecchio. Ci auguriamo, dichiara Samantha Miot, capo categorie delle estetiste di Confartigianato Pordenone, che venga istituita al più presto in sede ministeriale la commissione tecnica per l'esame e la definizione dei nuovi apparecchi utilizzabili nei centri estetica e benessere. Confartigianato Pordenone Mandamento di Maniago, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Camera di Commercio di Pordenone, ha organizzato per lunedì 30 maggio alle ore 18.30 nel centro polifunzionale NIP della zona industriale di Maniago un convegno dal titolo
innovazione e internazionalizzazione, fattori determinanti dello sviluppo delle imprese e del territorio. All'incontro parteciperanno il presidente di Confartigianato Pordenone Silvano Pascolo, il direttore di Concentro Luca Penna, il direttore dell'ASDI del Coltello di Maniago Giuseppe Damiani, moderati da Gianfranco Trebbi, segretario generale di Confartigianato Pordenone. Il telegiornale termina qui, vi ringraziamo dell'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.